credo che questo sia la responsabilità che mi appartiene e che per quanto può dipendere da me, la mia povera persona, ma dalle relazioni e dalla capacità di poter esprimere al meglio questa capacità del volto del fabbricatore, dell'arte, della bellezza che si trova qui nella vostra città, di fare di tutto per poterla propagare. Vi posso realmente assicurare che in questo anno della fede, da qualsiasi parte vado, e vado in molti luoghi, Cefalù è sempre nominata, perché l'immaginetta con il volto è sempre presente tra gli strumenti. Non solo, ma tutti i vescovi del mondo che vengono, noi abbiamo una tradizione per cui ogni 5 anni i vescovi di tutto il mondo vengono nel così chiamato visita ad Avignina, cioè vengono a rendere omaggio al Papa e anche a informare il Papa di tutte le attività. La prossima settimana riceverò il Papa, innanzitutto riceverà i vescovi della Sicilia, ma poi verranno anche da me, e posso assicurare che a tutti i vescovi che sono in questo periodo abbiamo mostrato il volto del Pantocratore, con l'accenno che si trova qui a Cefalù. Quindi per quanto la mia povera persona lo può fare, si fa veramente voce della bellezza che voi avete e si fa propagatore anche di questo patrimonio di arte e di fede che realmente vi auguro di trasmettere alle generazioni future. E vi ringrazio anche di questo grande onore di dover porre, è la mia firma, ma la pongo come presidente di un consiglio, cioè un gruppo di persone che lavorano, nominate dal Papa, lavorano perché il Vangelo, con tutto ciò che possiede, con il suo messaggio di gioia, di amore e di speranza, per quello che rappresenta, possa anche essere segnato qui nel vostro libro, che è la vostra storia, e da qui possa ugualmente partire per una nuova missione. Grazie e auguri a tutti.
cercato il volto di Dio. Qui nella cattedrale di Cefalù, il volto di Cristo pantoccato, con la sua dolcezza e serenità, attesta che Dio si lascia vedere, contemplare e condivide con la sua bellezza la nostra nostalgia per lui. Con animo grato, Rino Fisichella.